questo cognome Paola ricorre spesso tra i brigati, tra i carbonari. E fu lui che partecipò anche alla... riuscì a coinvolgere successivamente nella spedizione dei Mille, accompagnando Garibaldi fino al Volturno, ben 100 seminaristi del seminario di Nicastro, che già nel 1799, unico caso d'Italia, avevano innalzato l'albero della libertà nel seminario. E i suoi più cari amici di Carlo Maria Dall'Aliquo erano Pietro Ardito e Nicola Paola, ritorna il tuo. Tutti e tre, nello stesso anno 1860, essendo stato chiuso il seminario, si recarono a Spoleto per poter insegnare lì. Si presentano al vescovo Arnaldi per le credenziali, ma avendo saputo questo arcivescovo che erano di idee liberali, non solo non li accolse, ma li sospese ad divinis dalla messa per tutte le parrocchie della diocesi, per cui dovettero cambiare itinerario. Del Tallarico però vorrei sottolineare soprattutto il grande rapporto di stima e di amicizia che aveva con il San Biasino filosofo Francesco Fiorentino. Basti solo dire che per molti anni il Tallarico fu il redattore capo di due giornali diretti a Napoli dal Fiorentino, cioè il giornale napoletano di lettere e filosofia e il giornale napoletano della domenica. Dopo la morte del Fiorentino, Tallarico ne continuò l'impegno assumendo la direzione di due giornali fino alla morte. Inoltre il ministro della pubblica istruzione gli diede l'incarico, già affidato a Fiorentino, di continuare l'edizione delle opere latine di Giordano Bruno. Amico e compagno di studio e poi collega di insegnamento di Dall'Aliquo fu Don Nicola Paola, canonico e docente di filosofia prima al seminario e poi al ginnasio di Nicastro. Di questo conflentese illustre, padre Francesco Russo, nella storia della diocesi di Nicastro, ha scritto: Nicola Paola fu condiscepolo di Francesco Fiorentino che molto apprese da lui. Fu maestro di una intera generazione di giovani nicastresi. Faccio un accenno velocissimo al 18 aprile 1948, su cui credo poi ritornerà un attimo pure Michele perché è coinvolto il giudice Carlaino. In quel giorno fatidico, 1848, si tennero le elezioni con l'ADC da una parte e il Fronte Popolare dall'altra. L'ADC, con l'appoggio del clero delle parrocchie dell'Azione Cattolica, condusse una campagna elettorale come una vera e propria crociata anticomunista, presentando le elezioni come una scelta drammatica tra la libertà e il totalitarismo comunista. La vittoria dell'ADC e la sconfitta del Fronte furono salutate dalla Chiesa, anche locale, come un dono divino, come un prodigioso segno del cielo. E infatti, come già prima delle elezioni c'erano state le peregrinazioni semarie in tutte le parti d'Italia per scongiurare il pericolo rosso, nella diocesi di Nicastro, all'indomani dello scampato pericolo, fu organizzata a ringraziamento la peregrinazione Marie della Madonna di Risola di Conflenti in tutti i paesi della diocesi. Il promotore dell'iniziativa fu appunto il giudice Francesco Ferlaini. Infine vorrei chiudere ricordando un altro personaggio che forse con Nicastro e con la Mezza non ha avuto rapporti continuativi, però ne ha avuti il padre. Mi riferisco all'illustre conflentese Guido Civino, nato a Conflenti nel 1883 e morto a Roma nel 1978. Il padre Alessandro era un piccolo costruttore delle edilizie di Nicastro. Guido Civino, due parole soltanto sul suo curriculum. Laureatosi in legge a Roma nel 1907, vince il concorso in magistratura ed è assegnato come uditore giudiziario al Tribunale di Nicastro. Dopo il terremoto di Reggio Messina nel 1908, viene destinato al Tribunale di Messina. Nel 13 viene mandato con le funzioni di sostituto procuratore del Re al Tribunale regionale di Tripoli. Vi rimane fino al 1920, costretto a rientrare perché la moglie, Rosina Mauro, contrae la malaria e muore. È assegnato al Tribunale di Roma, prima nella sezione penale, poi in quella commerciale e poi in quella fallimentare. Poi si dimette da giudice e per 20 anni esercita la professione forense, anche come consulente dell'IMI, Istituto Immobiliare Italiano. Muore a 95 anni nel 1978. Oltre all'attività professionale, ha coltivato interesse per il diritto musulmano e per la numismatica araba, avendo in questo
rivelandosi in questo settore uno dei più grandi esperti a livello mondiale. Ma per tutta la vita si è dedicato soprattutto alla critica letteraria, alla poesia, alla storia della Calabria e infine alla storia dell'arte rinascimentale.